giorni un signore, Sam, ha la faccia inconcludente, però un vero mago che ha dei veri poteri magici. No, chi? Vabbè, diciamo il vero nome, sono dei poteri ghiandolari, molecolari e extrasensoriali. Cosa c'è successo? Facciamo una cosa bella, una cosa bella. Bene, ha messo qui l'orologio, sì. Guarda, signor Frassi, adesso prendiamo l'orologio, lo copriamo così, lo copriamo così, lo copriamo così. Bene, adesso senta, è il suo orologio questo? Tocchi? Sì. Tocchi? È il suo orologio? Come no? Signor Frassi, che è il suo orologio? È il suo orologio, signor Carlo. Che facciamo? Ecco, qua c'è l'orologio, lo bendiamo. Che, sì, bendiamo. Bendiamolo, bene. Ecco qua. Scusi, signor Calogero, non ecco mi ipnotizzate. Non però, si preoccupi. No, l'orologio ci interessa. Noi abbiamo il suo orologio e adesso, signor Frassica... Me ne ha dato un altro sì. Dopo? No, no, più grande? Placcato oro? Ecco, bene, signor... Oh, no, 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 non si preoccupi. L'orologio! Magia, è la magia! No, non si vede bene, forse... Non l'orologio! Ecco, beh, basta, va, bene. No, niente, non è successo niente perché adesso, guardi... Possiamo sbendarlo. Sbendiamo. Lo sbendi. Ecco, guardi, questo è il suo orologio. No, un attimo. È un suo amico, tanto. Avete fatto una bella figura. No, adesso. Aspetta. Ha fatto una bella figura davanti all'Italia. Aspetta, Calogero. Lei fa i film, tanto soffio magico. Lei ha fatto un figurone. Soffio magico e magicamente l'orologio. Soffi anche lei così, se non riesce anche colpa sua. Ecco, soffi, ecco. Vuole fare quello che controlla. Ecco, adesso deve controllare. Ecco, allora, ecco, questo è un candelabro. Questa è una candela, c'è niente, avete visto? No. C'è trucco, c'è anche niente. Anche a casa, anche agli amici. La controllate, non c'è niente. Ha fatto non una c'è bella niente. Figura, vabbè, posso abitare. Tanto non serviva. Bene. Adesso? Stavo prendendo uno, vabbè. Adesso magicamente apriamo. E l'orologio, signor Calogero, è di nuovo intero. No, un attimo. Silenzio! Lei ha fatto una figuraccia davanti a tutta l'Italia. Aspetta, non è finito. Non è finito. Perché adesso si prendono i pezzettini, si mettono dentro qui, guardi, così. Ecco. No, ma me l'aveva regalato così. Dall'America, me l'aveva regalato del film California Dreaming. Adesso basta il soffio magico del signor Frassica. Un soffio suo? No, tanto ormai. Soffi, così. Ma non ci credo più. Soffi anch'io, soffrono anche gli amici a casa e magicamente, attenzione, l'orologio è sparito. Bravo! Non è finito. Entrino le brioche. La maggiorette di Los Angeles. Ecco qua. Bene, metta le brioche qua, mettiamo qui le brioche. Buongiorno. Facciamole vedere. Posso dare la mano? Sì. Ragazzi? Bene, abbiamo delle brioche. E adesso lei, signor Ferrini, deve scegliere... Costava di più di una brioche. Vabbè, certo, adesso non è mica finito. Adesso lei deve scegliere una di queste brioche. Quella che vuole lui? Prendo... Questa? Bene. Apra la brioche e dentro la brioche ci sarà, signor Frase, questo ci sarà... L'orologio! Apriamo. Attenzione, apra la... 10.000 lire. 10.000 lire? No, no, è l'orologio. È il gioco che abbiamo fatto settimana scorsa, questa qui delle 10.000 Adesso mi dà l'orologio il mago. No, facciamo con questa brioche, guardi, attenzione. Vediamo cosa c'è dentro qui. Lei si ricorda com'è il suo orologio? Come no? Apriamo qui, signor Frassica, mi aiuti. Dentro qui. Facciamo vedere. Prenda e c'è. Vediamo. L'orologio del signor Calogero in carne e ossa, dal vivo. Questo è suo. Ringraziamo il signor Calogero con un bel applauso. Cassomina Ferrini. È marmellata tanto. È sporco di marmellata. Allora lo pulisci. E un applauso al vero mago. Mago Forest! E adesso a voi!